Governatore Fedriga, col NASA Space Apps Challenge la ricerca scientifica triestina si avvicina un po' di più a quella spaziale? Diciamo soprattutto i giovani si confrontano con il mondo, con gli Stati Uniti, con 200 città in tutto il globo per affrontare le sfide del futuro. La cosa bella è che si è voluta, e la NASA penso abbia fatto un'ottima iniziativa, perché si confronta con le giovani generazioni per capire anche dove può guardare il futuro nel campo dell'innovazione, in questo caso particolare nell'innovazione spaziale. Oltretutto hanno incentrato tutto l'evento sulla sostenibilità, quindi su uno sviluppo sostenibile, e penso che questa sia la sfida del domani. E penso che sia anche quella più redditizia. La verità è che la tutela dell'ambiente non vuol dire maggiori costi, ma se si programma bene e si utilizza l'innovazione, penso che possano garantire anche i necessari guadagni alle imprese che investono in questo settore. Campi nei quali il Friuli Venezia Giulia può essere all'avanguardia. Sono contento che abbiano scelto Trieste, il Friuli Venezia Giulia in particolare, perché testimonia come la nostra regione e la città di Trieste in particolar modo sia capofila a livello europeo per quanto riguarda l'innovazione. Questo anche in vista di ESOF 2020 penso possa essere il percorso anche di investimenti che deve caratterizzare il Friuli Venezia Giulia, perché tramite questo settore penso possiamo guardare a uno sviluppo che possa garantire anche posti di lavoro e un domani con investimenti che crescono alla nostra regione.